Santa Monica domanda al figlio Agostino il suffragio della Santa Messa. La testimonianza che ci offre Agostino nelle sue confessioni è fondamentale per mettere in luce la prassi antichissima delle sante messe in suffragio dei defunti. Monica, morente, le domanda espressamente al figlio. Si tratta di un segno chiaro che, se c'è possibilità di pregare, vi è anche l'esistenza di una condizione mutabile, quella del purgatorio appunto, per chi si salva ma necessita di purificarsi per accedere alla visione di Dio. Ascoltiamo la testimonianza dalle confessioni di Sant'Agostino. Entro 5 giorni, o non molto più, mia madre, Monica, si mise a letto febbricitante e nel corso della malattia un giorno cadde in delirio e perdette la conoscenza per qualche tempo. Noi accorremmo, ma in breve riprese i sensi. Ci guardò, mio fratello e me, che le stavamo accanto in piedi, e ci domandò, quasi cercando qualcosa, «Dov'ero?». Poi, vedendo il nostro afflitto stupore, disse: «Seppellirete qui», soggiunse, «vostra madre». Io rimasi muto, frenando le lacrime. Mio fratello invece pronunziò qualche parola, esprimendo l'augurio che la morte non la cogliesse in terra straniera, ma in patria, che sarebbe stata migliore fortuna. All'udirlo, col volto divenuto ansioso, gli lanciò un'occhiata severa per quei suoi pensieri. Poi, fissando lo sguardo su di me, esclamò: «Vedi cosa dice?» E subito dopo, rivolgendosi a entrambi, disse: «Seppellite questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una cosa sola vi prego: ricordatevi di me dovunque siate, innanzi all'altare del Signore». Espressa così come poteva a parole la sua volontà, tacque. Il male, aggravandosi, la faceva soffrire.